Vangelo di oggi mi piace tanto, è uno dei Vangeli che mi sembra con più immediatezza trasmettono la libertà proprio che il Vangelo dona di vivere fino in fondo. E inizia così: in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: "Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore." E è bellissimo perché appunto al Padre è piaciuto dare a noi il regno e quindi quello che la cosa preziosa, quello di cui abbiamo bisogno ci è dato e quindi puoi permetterti di lasciare andare quello che possiedi, quello che devi tenere su, quello che pensi di dover tenere su, le cose, le preoccupazioni, le cose che ci appesantiscono, che ogni giorno arrivano e rischiano di diventare un peso se non le lasciamo andare. E il Vangelo ci dice che possiamo lasciarle andare, possiamo permetterci di esserci, di dedicarci con tutto il cuore a quello che stiamo vivendo, di stare fino in fondo dentro la realtà, perché non dobbiamo tenere su tutto, non dobbiamo tenere su niente, perché c'è chi tiene su noi. E questo è un tesoro che non può esserci rubato. E infatti dice: fai un tesoro dove il ladro non arriva e il tarlo non consuma. Cioè, non sono cose che devi tenere su tu, non sono cose che possono esserti tolte. Tu puoi dedicarti a vivere fino in fondo perché il tesoro che così si costruisce non ti è tolto più da nessuno. E tante volte, ogni giorno, rischiamo invece di lasciarci appesantire dalle cose che ci preoccupano, dalle cose che succedono, dalle cose che ci fanno male e poi ci facciamo su dei castelli. E invece il Vangelo ci dice che ogni volta possiamo ricominciare a fare questo movimento interiore di lasciare andare e di dedicarci a vivere fino in fondo. E dopo Gesù parla di quando verrà alla fine dei tempi, del padrone quando torna, ma questo succede tutti i giorni e ogni giorno, se ci siamo, possiamo cogliere la novità della sua venuta, la novità della realtà, della vita che ci viene incontro, che è ricca e ogni giorno è nuova. Se invece siamo tutti presi dalle nostre cose, chiusi nelle nostre cose da custodire, da non far rubare, da tenere su, ci perdiamo questa preziosità di lui che viene. E così, anche questo Vangelo dà tanta libertà e soprattutto la possibilità ogni volta di ricominciare in questa posizione, ogni volta che ci accorgiamo di esserci lasciati appesantire. Vi auguro una buona settimana e a presto. Ciao!